Le varie sigle si posizionano per lo sprint finale. Gli azionisti di Carlo Calenda, per la voce di Carmelo Versace, dicono: come azione siamo pronti a scendere in campo a supporto di una coalizione moderata e riformista, senza populisti né sovranisti. Una coalizione che abbia una guida seria e condivisa, ma soprattutto una persona di esperienza in grado di attuare quella svolta che i calabresi attendono da troppo tempo. E Versace riflette: in questi anni abbiamo assistito al completo fallimento dei nostri rappresentanti politici, che hanno acuito piuttosto che risolvere le tante problematiche calabresi. Investimenti a pioggia, clientelismo, mancata programmazione. Una classe dirigente incapace di gestire e spendere milioni di euro di fondi comunitari, arroccata su vecchie logiche. A patto, che conclude l'esponente di Azione, una coalizione che abbia una guida seria e condivisa, ma soprattutto una persona di esperienza in grado di attuare quella svolta che i calabresi attendono da troppo tempo. All'opposto si collocano i comunisti storici del Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista, che si schierano con Carlo Tanzi, anche perché scrivono in una nota: con il Partito Democratico sarebbe stato difficile persino dialogare, ancor più prima di quando nel Parlamento europeo alcuni suoi parlamentari hanno votato trasversalmente il documento che pone sullo stesso piano fascismo e comunismo. Per i comunisti da ciò rinasce il bisogno, ma mai spento, di tornare a battersi come i comunisti storicamente sanno fare per rompere il sistema di potere che vede il centrodestra e il centrosinistra, apparentemente distanti, alternarsi nella gestione della nostra regione senza che niente si modifichi davvero. Qualche volta cambiano i volti, ma non la politica. Gli scenari del centrosinistra, diciamo lealista, corrono verso due soluzioni. Primo, concludere la bozza del programma. Secondo, scegliere il nome del candidato, avendo cura di non esibirlo. Anzi, ufficialmente, non si fanno nomi che potrebbero essere bruciati. Quel che è certo è che i depositari dell'impegno sono il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. I pentastellati avrebbero indicato il nome di bandiera per dovere d'ufficio, ma senza grandi speranze nel senatore Nicola Morra. Ma il candidato vero sarebbe l'europarlamentare Laura Ferrara. Speculare è la posizione dei Dem, che il nome in cassaforte è quello del giovane Nicola Irto. Ma né lui e né la Ferrara usciranno fuori. A meno di un colpo di teatro uscirà un solo nome. Ricapitolando, il programma viaggia su un binario per il nome del candidato. Appuntamento invece per il prossimo 27 dicembre alle ore 21. E intanto, anche nel centrodestra, si fanno i primi nomi, quelli di Roberto Chiuto, Vanda Ferro, Gianluca Gallo e Mario Chiuto.